dei comuni, dei rispettivi comuni, riporta a Brindisi dopo 49 anni il Giro d'Italia. Una bellissima notizia, una manifestazione fantastica che rappresenta uno degli sport che forse meglio di altri rappresenta l'identità contadina, l'identità della fatica del popolo italiano e del popolo brindisino. Quindi siamo orgogliosi di presentare la tappa, poi ce ne sarà anche una seconda da Giovinazzo verso il nord, ma diciamo qui stasera a Brindisi festeggiamo il ritorno dopo quasi 50 anni del Giro d'Italia a Brindisi, devo dire con un forte impegno da parte della Regione Puglia. La Regione ha voluto fortemente questo appuntamento, che cosa può significare per la Puglia, cosa porta in termini di turismo e di economia? Beh, innanzitutto per quasi una settimana c'è in una stagione che non è ancora quella pienamente turistica, noi credo che facciamo un bel pieno di tutti gli alberghi, ma soprattutto le riprese televisive, perché il ciclismo dà la possibilità di vedere un paesaggio magnifico e noi ci auguriamo che la bellezza di questa città risorta in questi ultimi anni possa, diciamo così, attirare anche nel seguito tutti i tifosi che, vedendo il loro sport preferito, però si accorgeranno anche della bellezza della Puglia, in particolare della città di Brindisi e della provincia. Grazie.